Stefano, Stefano, un'emozione unica. Sì, devo dire la più grossa della mia vita. Potevi immaginare una partita così incredibile? Avrei preferito farla un po' più facile, però diciamo che è una partita che rimane, questa qua, ti rimane nei ricordi e è il momento più bello della mia carriera, questo qua. Adesso posso dire, sono felicissimo, loro meritavano questo e meritano anche di più. Una gioia così penso che non potrò mai più provarla, perché in A1 adesso bisogna anche un po' attrezzarsi, ma portare in A1 una squadra tutta fatta in casa, tutta di un vivaio, senza aver pescato nessuna parte, questa è una soddisfazione veramente unica, guarda. Cosa ha fatto la differenza per rialzarsi oggi quando, insomma, la partita sembrava aver preso la direzione di Ancona? Loro, guarda, forse loro, non avendoci avuto in girone, ci conoscevano meno, ma questa è una squadra che non molla un centimetro. Io ancora sul 7-2 avevo fiducia e infatti hanno fatto quello che hanno fatto. Sono state fantastiche, veramente. La dedica per chi è? La dedica è per un po' di gente, un bel po' di gente che ci guarda da lassù. E poi per la persona che mi ha fatto diventare un allenatore, che è Giulio Andreis, detto Grizzly, in onore del quale oggi avevo le braghe del quinto. E poi per la presidentessa, chiaramente, ma principalmente per noi, per le ragazze, per i miei collaboratori, tutti che sono stati fantastici fino all'ultimo secondo e anche dopo, un pubblico pazzesco, per tutto il settore maschile che oggi sta facendo il finale di Pallanuoto Italia e non sono dovuti venire, ma saranno contentissimi, per tutte le persone che ci vogliono bene e hanno gioito per questa vittoria. Guarda, non ho parole, era già una partita persa, credevo che non potessero più riprenderla, invece con calma, con tranquillità sono riusciti centimetro per centimetro, gol dopo gol, a risalire, a passare in vantaggio e andare a vincere una partita, e speriamo che la Liguria continui con squadre sempre più numerose di Serie A1.